manifestazione conclusiva del progetto di Divari Territoriali, che è un progetto finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che prevede diverse linee di azione per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali. Il progetto è stato molto complesso perché ha previsto diverse azioni che hanno interessato ben 135 alunni. Le azioni sono state di diverso tipo, alcune addirittura individuali, e hanno previsto delle azioni di coaching e di mentoring per cercare di anche avvicinare allo studio, al rispetto delle regole, hanno avuto uno scopo di tipo motivazionale per gli alunni in condizioni di fragilità. Ma hanno partecipato una partecipazione massiccia sia da parte dei docenti interni sia da parte di personale esterno. E proprio per il gran numero di alunni coinvolti e soprattutto per il fatto che la nostra scuola opera su più plessi, è stato un progetto che ha visto l'interesse e la partecipazione attiva non solo dei docenti nostri di istituto, ma anche e soprattutto delle famiglie e dei responsabili di plesso che quotidianamente hanno dovuto gestire questo tipo di intervento. L'azione invece che ci sarà la manifestazione riguarda dei particolari progetti che si chiamano co-curriculari, che prevedono l'avvicinamento allo studio, abbinandolo anche ad altri interessi di tipo artistico. Quindi abbiamo delle performance di teatro, delle performance di danza, abbiamo anche la realizzazione di una mostra e naturalmente la musica è sempre presente nel nostro istituto. Il progetto, la parte grossa del progetto si conclude oggi, anche se in questo scorcio finale dell'anno scolastico hanno preso il via proprio da qualche giorno gli ultimi interventi che riguardano il recupero delle competenze di base e che stanno vedendo anche la partecipazione di docenti non solo interni ma addirittura dal mondo universitario. Un applauso a tutti insieme a voi.